8 giugno 631. Muore a Medina il fondatore e profeta dell'Islam, Maometto. Nato in un giorno imprecisato del 570 alla Mecca, Maometto inizia a sentire verso i 40 anni la necessità della meditazione. Una notte, nel 610, gli appare l'arcangelo Gabriele che gli dona la prima rivelazione di Allah. Ne seguiranno molte altre. Nel 622, Maometto è costretto a fuggire dalla Mecca, dove è inviso a molti per le sue predicazioni. Con l'egira, fuga, ha inizio il calendario islamico. Negli anni che lo vedono lontano dalla Mecca, Maometto si trasforma nel capo spirituale e militare dei musulmani. Egli ritorna alla Mecca solo nel 630 e, dopo averla proclamata città santa, istituisce l'obbligo del pellegrinaggio nella città per tutti i musulmani. Thank you.